Mi piace pensare a Nintendo Switch come l'azzardo di Nintendo. Questo perché? Perché la compagnia nipponica punta tutto su questa console e dopo averla vista, dopo averla presentata, possiamo farci una prima idea di quello che sarà lo Switch o la Switch di Nintendo. Non so mai se sia femminile o maschile, ma questi sono dettagli. Ma perché non possiamo giudicarla? Perché solamente il tempo ci permetterà di valutare e capire se sarà stata una console di successo o meno, una console valida oppure no. Perché solamente dal lancio, solamente dalla presentazione, possiamo farci sì un'idea generale, ma non giudicare quella che è la console. E quindi tutte quelle persone che magari hanno già avuto modo di spendere fiumi di parole andando a bollare la console come una console di successo, una console pessima o una console a metà, sbaglia perché vi ha propinato una buona dose di aria fritta. È quello che farò anch'io quest'oggi, perché alla fine vi proporrò un'idea, il mio pensiero, soprattutto il mio pensiero. Quando guardate questi video non pensate di trovare la verità assoluta, sono tutti pensieri sbagliati, perché sono pensieri soggettivi. Per fare un video che abbia un minimo di senso dovremmo mettere due parti, la parte pro Nintendo Switch e la parte contro Nintendo Switch, mettendole a confronto in un bel dibattito dove possono risalire e dove possono essere manifestate tutte quelle che sono i pro e i contro della console, e poi a voi magari schierarvi da una parte o dall'altra o vedere i pro e i contro da entrambe le parti. Quello sarebbe un video utile, non questo e non tutti quelli che altri e tutti gli altri che avete visto. Un ottimo modo per incentivare le persone a guardare il tuo video. Fantastico, dovrei smettere di fare queste cose. E quindi eccomi qui ragazzi a proporvi il mio punto di vista, perché non posso esentarmi da quelli che sono i miei parametri di giudizio per una console. Io sì, cercherò magari di essere oggettivo sotto certi punti di vista, ma è impossibile, perché per me una cosa può essere importante come per un'altra persona non è importante. E partiamo per quello che secondo me è un aspetto fondamentale di una console: l'hardware. Oh no, l'hardware non è importante, è eretico! Cazzo dici, l'hardware è importante, è una macchina, è uno strumento sul quale poi andremo a giocare. E quindi, in quanto strumento, in quanto macchina, io devo valutare in primo luogo l'hardware. Che poi sia un parametro fondamentale o meno nel giudizio finale, questo è a seconda dell'utente. L'hardware per me è importante, per me non è importante, non me ne frega niente. Però dobbiamo metterci lì un attimo a parlare di quello che è l'hardware di questa console, che purtroppo non brilla. Certo, ci saremmo magari aspettati qualcosa di più, sì, però al tempo stesso dobbiamo anche analizzare che tipo di console è. Non è una console che vuole entrare in competizione con PlayStation 4, Xbox One, è una console, definirei ibrida, una console per l'uso domestico e non solo, che cerca di proporre un'idea di videogioco diverso. È anche difficile per la struttura stessa della console pensare che potesse proporre un hardware di alto livello, e quindi magari posso passare sopra questo aspetto. Però siamo sempre nel 2017 e vorremmo qualche innovazione in più. Perché avete comprato una PlayStation 4? Perché avete comprato un Xbox One? Perché eravate stanchi dell'hardware obsoleto delle vostre precedenti console e avete puntato a una nuova console che vi desse sfogo, vi desse possibilità di accedere a nuove contenuti, a nuove possibilità, dettate proprio dal fatto che avevano un hardware più potente. Perché voi vi dite: ah no, per me l'hardware è importante, sono importanti i videogiochi. Io vi sfido a giocare il vostro videogioco più amato in un televisore catodico a 480p con i pixel grossi così. Non ce la fareste, vi farebbe schifo. I giochi nuovi, l'ambizione di avere giochi nuovi, giochi migliori, guardate che non è che lo sviluppatore più geniale di questo mondo, con lo strumento più di merda, vi farebbe sì un bel gioco, ma che alla fine risulterebbe un gioco di merda. Perché l'hardware è la potenzialità, che è la base su cui un grande videogioco si può anche sviluppare. E il gioco si sviluppa grazie alle idee, ma le idee, se non ben applicate, non ben applicate grazie all'hardware, possono rimanere lì e possono servire a un ben amato cazzo, diciamolo. Di base abbiamo un hardware che ci permette di avere un gioco più immersivo, più realistico, sia sotto l'aspetto grafico, ma che guardate che l'hardware è anche importante per tutto il resto, tutto quello che è intelligenza artificiale, tutto, cioè senza un processore che alla base va a renderizzare, va a trasmettere quella che era un'idea su uno schermo, l'idea rimane tale e finisce lì. Ma va bene, mettiamo da parte questo discorso un po' intricato, che forse neanche io ci ho capito bene, quindi chissà se voi ci avete capito qualcosa, ma non importa. Passiamo a un altro aspetto. Ok, magari la console non riuscirà a renderizzare i giochi a 1080p, a 60 frame, non mi va benissimo, però ci posso passare oltre. Ma quello che mi sconvolge di questa console è l'idea folle di inserire solamente 32 giga di memoria. Ma non ha senso, ragazzi. Mi direte voi: ma no, tranquillo, lo si può espandere con la memoria SD. Ma meno male, sennò sarebbe pazzesco non poterlo fare. Però
una memoria SD, dobbiamo acquistare una memoria SD con un 90 mega di lettura minimo, perché altrimenti sarebbe castrante per la nostra console. 90 mega, voglio 128 giga di SD, ne voglio 256, che sarebbe il cap massimo supportato dalla console. Stiamo parlando di 80-120 euro di schede SD solamente per espandere la nostra memoria. Non ha senso, la console doveva uscire già con un bel SSD, ma non per forza un SSD, con un hard disk interno da 500 giga. Questo perché? Perché il mondo retail fisico ha ancora senso di esistere, ma molte persone puntano anche all'acquisto nell'eShop, nel quello che sarà lo store online di Nintendo, di videogiochi e di contenuti. Con 32 giga quanti giochi potremmo tenere? Uno? Due? Perfetto! E poi tutti quei contenuti aggiuntivi magari dei nostri giochi retail, che possono essere DLC, che possono essere aggiornamenti, dove andranno a finire? Non li potremo conservare sulla nostra console. 32 giga non hanno senso, è folle! Io mi chiedo come abbiano pensato di mettere una roba del genere. Questo è quello che veramente mi dà fastidio dell'hardware, questo è veramente l'aspetto più limitante, che poi magari non lo capisco, spiegatemelo, no, non si può spiegare una cosa del genere, ed è questo il motivo per cui io adesso al lancio non voglio comprare Nintendo Switch. Vi direte con idea del cazzo, una cosa del cazzo, non puoi escludere una console solamente per quello. No, io la escludo e aspetterò che la console abbia una versione con una memoria fisica maggiore. Io sono interessato a Switch, mi piacerebbe prenderla, ho comprato una Wii U, e perché no, mi piacerebbe un'idea di continuità anche con Nintendo Switch, perché dopo tutto i giochi di Nintendo a me piacciono, mi piace giocarli. E quindi l'idea di non comprare questa console adesso deriva solamente dalla follia di suicidare una console per la memoria fisica, perché io sono una persona molto legata all'acquisto di videogiochi online e non tanto quelli fisici. E adesso passiamo a un altro aspetto importante, i videogiochi, perché ok, la console non è fatta solamente da hardware, sono d'accordo, è fatta anche da videogiochi, ma l'uno non esclude l'altro, perché se una persona giudica una console solamente perché ha una grande lineup è una testa di minchia. Perché questa è la mia idea, perché sono una persona orribile che non condivide... No, ve l'ho detto, io non posso analizzare la console in maniera oggettiva, nessuno riesce a farla. Sì, i videogiochi sono importanti e abbiamo visto come la console avrà una interessante lineup, ma da qui a qualche mese, insomma, non è che abbiamo visto questa lineup mostruosa, abbiamo visto, ok, grandioso, Mario Odyssey, non mi piace tantissimo l'idea di ritornare a quei giochi che si giocavano su Nintendo 64, che io andavo tipo al Toy Center con mia nonna solamente perché io non ce l'avevo, a giocare, passavo mezzo lì con mia nonna che si girava i pollici, la grandissima donna, per poter giocare ritornare all'idea di giocare a un Mario così. Avremo Zelda, avremo Xenoblade, ci sono sì dei giochi, però ok, va bene, questo magari mi va bene per 6 mesi, 8 mesi, diciamo, arriviamo fino a Natale, e poi l'evoluzione della console e la lineup definitiva della console la vedremo solamente col tempo, ed è questo il motivo per cui non posso giudicare la console adesso. Posso fare un'idea, posso farmi un'opinione, ma dire da qui che la console sarà una grande console, una console di merda, nessuno lo fa, e se qualcuno lo fa non ha capito un cazzo di come funziona, perché la lineup si andrà a definire col tempo, e quindi il tempo ci permetterà di vedere quello che sarà l'andamento della console, se ci saranno giochi più o meno validi. Acquistare così o alla cieca, ecco, la console senza sapere effettivamente quello che sarà il futuro è un po' un azzardo. Proprio per questo definisco la console un po' un azzardo. Vediamo 4-5 giochi, ci saranno anche publishers esterni, le terze parti che porteranno i videogiochi, ma noi non compriamo la console per le terze parti, perché per le terze parti abbiamo PlayStation 4, Xbox One. Nessuno di voi, se qualcuno dice che console devo prendere una PlayStation 4, un Xbox One e ci mette anche Nintendo Switch, no, perché è una console diversa, una console che non entra in competizione con quelle, secondo me. E quindi se una persona vuole giocare a Call of Duty, ma neanche morto si compra uno Switch, ma perché dovrebbe comprarsi uno Switch laddove ci sono piattaforme più performanti, migliori, per potersi godere quel tipo di giochi? Chi compra la Switch ha un'idea diversa, sono tutti quegli utenti affezionati a Super Mario, Zelda, a Pokémon, a tutte Monster Hunter, insomma a quei videogiochi che hanno reso famoso il brand, e vogliamo continuare a sostenere il brand con quella console. Non mi interessa, e non tengono neanche in considerazione quello che può essere una PlayStation 4, Xbox One, eccetera eccetera. L'idea è che la lineup è forte, Nintendo ha creato dei giochi per cui continua a riscuotere successo, perché comunque sono, non possiamo nascondere che siamo comunque dei giochi, ma tutti ci abbiamo giocato e tutti li abbiamo apprezzati. Però è presto definire la lineup vincente o meno, avremo modo di scoprirlo, come ho detto, col tempo. Quindi adesso io non mi sento di dirvi in via del tutto ufficiale: ah, che grande console, l'ho un po' demolita sotto l'aspetto hardware, ma non posso che fare altrimenti, perché oggettivamente sotto l'aspetto hardware ci troviamo veramente un po' carenti, e ci dà anche qualche dubbio su quello che può essere poi l'andamento nel futuro, o soprattutto la longevità di questa console, perché da 2-3 anni la console inizierà
a sentire un po' il tempo, il pesar degli anni, sarà stato sufficiente quindi l'hardware proposto di questa console? Lo vedremo. L'altro aspetto comunque interessante è che, come ho detto, non è una console classica. Non dobbiamo valutare questa come una console al pari di un Xbox. Perfetto, grazie Sony di esserti spenta. La Sony ha la bellissima caratteristica di surriscaldarsi e poi si blocca e interrompe il video e voi dovete ricominciare. Quindi, visto che la Sony ne ha già avuto le palle piene così, probabilmente anche voi. Quindi cercherò di riassumere tutto quello che voglio dire questa fase finale. Allora, la console non vuole entrare in competizione con le altre dal mio punto di vista, ed è interessante che i modi di giocare diversi dal solito, l'idea del tablet, lo stacchiamo, i Joy-Con si sdoppiano, la possibilità magari di portare anche la console questa volta dagli amici, o portarsi la console dagli amici per poter giocare, un ritorno un po' alle radici. Io non so voi, ma quando eravamo piccoli spesso andavamo a giocare a casa degli amici per diversi motivi: uno, per il piacere di stare insieme, ma soprattutto anche perché magari lui aveva dei giochi che noi a casa nostra non avevamo. Ormai questo si è un po' andato a perdersi per il successo di quello che è stato un sistema online molto solido. Ci piace stare a casa nostra, ben cazzeggiare, giocare con gli amici sì, ma a distanza, grazie a questo all'online. E quindi magari riportare un ritorno al passato potrebbe essere anche il punto vincente di questa console. Ma il punto vincente anche di questa console è la possibilità magari di staccarsi, di aprire il proprio tablet. Io già mi immagino minchia sbaccato nel letto prima di andare a dormire col tablet che continua a nerdare per quello che sarà l'autonomia che mi garantirà la piattaforma, che sarà probabilmente per alcuni giochi 3 ore, per altri si superano le 6 ore. Bene. L'idea quindi è anche magari che questa console, il successo di questa console non sarà tanto dettata dall'hardware, sarà sì dettata dai videogiochi, ma soprattutto anche di come verranno interpretati questi videogiochi sulla piattaforma. È un buon ibrido di tutte quelle idee che si sono create nel tempo da Nintendo, riassunte in una console. Il tempo ci dirà come questa console si comporterà. Io oggi non vi posso, io oggi vi ho distrutto, demolito, vi ho parlato bene e male di questa console per il semplice fatto che io adesso non posso dire Switch sarà di successo o Switch non lo sarà. Non lo so, lo scoprirò probabilmente questo Natale quando la comprerò, perché io adesso non voglio comprare la console per i 32 giga. Sono una testa di minchia, ragazzi, benvenuti, ecco la testa di minchia su YouTube che almeno ammette di sapere di avere delle idee merda, però io non ce la posso fare. Io non voglio comprare una console con 32 giga e spendere 80 euro di schede SD per poter, perché la console mi costa 300, mi verrebbe costare 400 euro, poi compro il primo gioco, per la console spendo 500 euro e mi sembra esagerato. Io aspetterò un bel bando con 64 giga di memoria, ce la faranno a metterla? Confido di sì, magari gli do una mano io, guardate che secondo me ce la possiamo fare, perché è assolutamente ridicolo i 32 giga. Ok, devo smettere di passare di 32 giga, ma è una cosa che mi ha segnato fisicamente dentro. Io ragazzi vi ringrazio per la vostra attenzione. Voi cosa ne pensate di Nintendo Switch? Alcuni di voi ci saranno quelli che non analizzano neanche l'hardware perché per loro è importante la line-up. Hai ragione, ma è solamente in parte, perché poi ognuno ha le proprie idee e siete liberi di dire la vostra qua sotto. Cosa ne pensate di Nintendo Switch? Anche brevemente, vi ha convinto oppure no? Perché ve l'ho detto, secondo me è presto per giudicarla. E soprattutto è questo che voglio, il messaggio che voglio passare in questo video è: ragazzi, non giudicate Nintendo Switch, perché sbagliate. Giudicare Nintendo Switch e dire ed esprimere la propria idea come sto facendo io adesso è tutta aria fritta, e godiamoci di questa aria fritta anche qua sotto nei commenti. Se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, non dimenticate di mettere un pollice in su, fatelo vedere anche ai vostri amici, così giusto perché se non avete niente da fare potete farlo. Iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video, continuate anche a seguirmi sugli altri social, quali Facebook, Instagram, ogni tanto sono anche su Twitter e su basta, perché sono quelli Instagram, basta. Ah, anche su Twitch, venite a cadermi su Twitch. Bon, io vi saluto prima che la Sony si spenga di nuovo, perché penso che succederà a breve, e ci becchiamo nei prossimi video su questo canale. Ciao a tutti ragazzi.